back in ETV. Sotto il cielo di Balcony TV, B come Boris, B come Burrasca e Ramella. Boris Ramella. E così te ne sei andata, lasciandomi qui in balia di una burrasca, senza remi e senza una barca, con l'acqua alle ginocchia e di nuotare non se ne parla. E riguardo le nostre giornate e mi sembra di non averle mai vissute, e allora sto zitto a squarciagola, nessuno mi sente, nessuno mi crede, senza il tuo amor è sempre inverno, il giorno è buio e non mi riconosco, senza il tuo amor mi sento stanco, cammino schembo, ho perso l'equilibrio, senza il tuo amore è sempre inverno, il giorno è buio e non mi riconosco, senza il tuo amore mi sento stanco, cammino schembo, ho perso l'equilibrio, non ho voglia di tornare verso la città, poi mi sono accorto che non so stare senza te, e senza un buon maglione per guardarmi dentro, ma forse io non c'entro, forse non ho sbagliato, ma adesso come faccio a stare caldo in questo manicomio, senza il tuo amore sempre inverno, il giorno è buio e non mi riconosco, senza il tuo amore mi sento stanco, cammino sghembo, ho perso l'equilibrio, senza il tuo amore è sempre inverno, il giorno è buio e non mi riconosco, senza il tuo amore mi sento stanco, cammino sghembo, ho perso l'equilibrio, lasciamoci un attimo, giriamo l'angolo, dopo faccio un salto per capire se è vero, poi di nuovo di corsa e mi ritrovo a casa e mi accorgo che non so stare senza di te, non so stare senza di te, non so stare senza te, na 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 na, non so stare senza te, non so stare senza di te, non so stare senza 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 te. Grazie mille, Boris Ramella, Massimiliano Caretta, ciao, 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 ciao. Questo in realtà è un set un po' speciale per Balcony TV, no? Perché sì, realmente nei tuoi concerti? Nei miei concerti c'è poco altro, cioè non è che ci sia molto, siamo sempre io e lui, io e Massi, a volte io da lui solo, Massimiliano Caretta, lui suona il basso, cosa suoni? Le rullantino, rullantino, la tastierina. E altri cazzilli, come diciamo noi. Boris, tu hai iniziato come cantautore o eri in altri gruppi? Ma io
ho iniziato strimpellando così per gli affari miei, poi ho scritto qualche canzone, ho fatto un EP e poi ho fatto questo disco qua che non riesco a dormire. Ho incontrato gente figa e sto cercando di portarlo un po' in giro. E grazie anche a te, siamo qui. Allora, prima parlottando ho detto una cosa a Boris e lui non era d'accordo, cioè che nelle sue canzoni parlottavamo, infatti parlottavamo, no, ecco, sentivo anche odore di mare in un certo senso. Mi sono fatto la doccia prima, quindi non dovrei, però va bene. Tu fai anche il pescatore? Ora no, però l'ho fatto, sì, però no, d'estate sì, in realtà qualche oratina mi piace, non esageriamo, di solito non prendo assolutamente niente, però sì. È difficile riuscire a dormire, cambia d'argomento, in questo periodo, no? Guarda, per me tutto l'anno, non è una frase fatta, si intitola Non riesco a dormire, il disco che tra l'altro è riuscito a captare Maurizio Carucci degli Axotago, perché lui, conoscendomi, ha detto ma questo è il disco, cioè è il titolo perfetto per questo disco, e io gli ho detto hai ragione, in realtà ancora adesso non riesco, ma non è una frase fatta, purtroppo è una cosa brutta anche, perché io lotto appunto parlottando con l'insonnia, vince lei. Quindi perdo sempre. E non c'è un sonnifero speciale che ti aiuta? C'è un sonnifero speciale che mi aiuta, ho captato bene, ma diciamo che... Potrebbe, perché no? Ultimamente, la camomilla dici? Camomilla. La camomilla, ogni tanto ci provo. Magari sulle alture di Sestri Levante coltivano camomilla. Ci sono dei fiorellini che si vanno a cogliere di solito di primavera e si tende. Sì, nel senso, noi che siamo degli erboristi, no? Titolati sappiamo, tipica di Sestri Levante. La scena indie ligure invece è una scena che ultimamente sta vivendo un buon periodo, no? Ma secondo me ci sono personaggi, persone, elementi degni di nota, ci sono delle realtà veramente importanti, appunto citando gli Axotago che mi sembra che stiano facendo grandi cose, beh non solo loro, cioè, diciamo che io potrei solo... scordarmene per quanti ce ne siano, comunque sta vivendo un bel momento secondo me. La giostra, vedi che bella giostra che c'è qua sotto? Sì, assolutamente, poi ci andremo a riscaldare lì. Un bel giro ce la facciamo. Boris, stasera suonerai a Genova, molte grazie per essere venuti innanzitutto. Vuoi lasciare un ultimo messaggio ai tuoi amici? Venite ai Giardini Luzzati, non solo stasera, sempre, perché c'è della buona musica, si beve bene, poi c'è il grande Michele che, non so, basta lui. La puntata andrà in onda ovviamente in differita, però ai Giardini Luzzati potete venirci sempre. Balconi TV o TV Genova, /Italia/Mondo. Questo è il Teatro della Tosse, più sotto Giardini Luzzati. Alle riprese Davide Colombino, io sono Michele Ferrero. Balconi TV.